www.9696.com. Email 9696@virgilio.it. '96, indossali, vivili. Questo programma è realizzato in collaborazione con Casa Vinicola Ciccariello. Cresceva tanto in buio, gli esami seri gli ha vissuto la guerra, in da che le giornate sacrifici bastava poco per ci fa felice. Noi invece cadremo tanta cosa e aggiutteremo e ciò ce la mandiamo. E sentimento stiamo cancellando e non sapimmo più capimmo fa. Gesù, ma che sta succedendo? Aiutaci. E figlia caccina le mamma, ma come si fa? E mamma caccina le figlie senza pietà. Sta via, caduce per strada, paura. E chiesa quasi sempre più vacante, sempre più gente che non crede a niente, se va in da chiesa solo quando è festa, se prega solo per necessità. Gesù, ma che sta succedendo? Aiutaci tu. Che figlia caccina nel mamma, ma come si fa? E mamma caccina le figlie senza pietà. Sta vita caduce per strada, paura c'è fa. Gesù, Gesù, ma che sta succedendo? Aiutaci tu. Le figlie caccine le mamme, ma come si fa? E mamma caccine le figlie senza pietà. Sta vita caduce per strada, paura c'è fa.
suo forte. Stavigliando una brutta via, non ne avere che malata, soltanto abbandonata. Non ne avere che malata, soltanto abbandonata. Se io avere sta soffrendo, e in mano sto stringendo. Puro sola carne, sotterraggio mogliagne, e signora da pultro, sanna solo fai padrone, ce consola su uno mare, ma sta vita con mia madre, ce consola su uno mare, ma sta vita con mia madre. Dada mille napole mie, sta pigliando una brutta via, che le gomma una creatura, all'anno spugnata a noi, e le comma la creatura all'anno spugnata a noi. Indovrita senza rispetto passato, puro sola carere sotterraggio voglia niente, e signora da pultro, sanna sulla fai panone, ce la consola su uno mare, ma sta vita con mia madre, ce la consola su uno mare, ma sta vita con mia madre. Buonasera a tutti! Napoli mia, buonasera a tutti voi a casa. Oggi giovedì, 1° giugno, primo giugno il 2006. Una felice serata a tutti voi a casa, salutiamo tutti gli ascoltatori di Napoli mia, la nostra e la vostra televisione, la nostra e la vostra televisione. Buonasera ai nostri cameraman, buonasera Don Adon, i miei rispetti, viva Pino, i miei rispetti, buonasera. Ah, che bella cosa, una felice sera al nostro tecnico del suono e delle luci,
Io mi scordo sempre cognome, Luca. Luca! La parola di Dio è tramontano, Luca, però Luca è Luca. Alla regia abbiamo il nostro piccolino Santucci. Bravo, santo voi come lo fai bello, eh? Santucci, Salvatore del Gaudio. E telecamere, che vuol dire a fare? Ormai stamattina pure la Rai praticamente davano il ben servito di tutto l'anno, no? E quindi si copiano qua quasi. E allora le nostre telecamere capitanate da Antonio Esposito, il nostro grande supervisore. Ecco lo dico a fare. Lello guida, supervisore, il maestro Claudio Esposito col 328 che non funziona mai. Il telefonino. Buonasera. Una felice serata a tutti gli ammalati, tutti quelli che soffrono, tutti i bambini, tutti gli innamorati. Voi lo sapete che la mia prima cosa è salutare tutti. Assassino! A tutte le nonnine, tutti gli innamorati, tutti quelli che soffrono. E che bene. Mi auguro che al più presto quelli che soffrono, quelli, diciamolo, i carcerati, al più presto potranno abbracciare tutte le famiglie a casa, perché ci sono molte persone che non c'entrano, persone che hanno sofferto, che hanno pagato, e quindi possono abbracciare i figli a casa. E questo al più presto, anzi alcune persone già hanno ricevuto la grazia dal nostro presidente Napolitano. E stasera bella serata, che abbiamo un ospite anche straordinario, che ci sono delle belle cose da dirci. Salvatore, bella questa, morbida questa, eh? Ma chi non è Salvatore, è Antonio. Così. Bene, e noi siamo qui anche per... Avete sentito la mia prima canzone che sta pronto per uscire, Occhio Verde, che è tratta dal disco Ad Milla Napoli Mia, la prima canzone che troverete sul nuovo disco che tra 2-3 giorni uscirà sul mercato, prodotto da Napoli Mia, e che ci sono canzoni eccezionali, bellissime. Bene, siamo in attesa di parlare con voi, vi potete già prenotare, e volevo già salutare la famiglia è sempre così. Buonasera, direttore, buonasera. Pronto? Coccoliamo subito Pino Mauro con un bacione e coccoliamo il nostro maestro Esposito. Buonasera. Buonasera alla nostra Maria Grazia da Roma. Buonasera. Voglio coccolarvi per prima. Ho deciso che stasera voglio essere la prima a coccolarvi. Che bella cosa, Maria Grazia da Roma. A dire che è un piacere vedervi ed ascoltarvi. Mi piace tantissimo il brano iniziale, che con quel ritmo mediterraneo che è gradevolissimo. Il suo CD già è stato ordinato, chiaramente, non poteva essere altrimenti. Ma ancora non era pronto quando già l'ho ordinato. No, è stato solo perché... il cofanetto un po' praticamente un po' complicato,
complicato ma bello, quindi abbiamo dovuto rivederlo. I buoni prodotti hanno bisogno del loro tempo. Ecco, io per dare al così. Pubblico sempre delle belle cose dove si possono... Ecco. Questa, ecco, non... Sempre da questo CD sceglierà lei la canzone da dedicarmi. Ma ringrazio, ma lei. I colori dei tuoi occhi, quali sono? Il colore? Sono verdi cangianti. E allora che potremmo fare? A secondo delle in cielo. Allora sono come i miei, cioè praticamente con lo sole cambiano. No, i suoi sono più belli, no, i suoi sono sicuramente più belli. Sì, no, cambiano, io non ho occhi così grandi. Cambiano col tempo, cambiano con... che bello, Salvatore del Gaudio che... il mio piccolo Salvatore, se io guarda, lo chiamo. Guarda che cosa fa. Ci dedichiamo, a chi lo vuoi dedicare? Ma sono bravi tutti, Antonio, tutti sono bravi. No, il brano me lo sceglie lei. Voce verde, ti dedico. Le do questa incombenza. Voce verde per Maria Grazia. Il maritino no. Come va? Bene, di là. Maria Grazia, questa sera abbiamo, ho una sorpresa con me, un artista importante pure. Benissimo. Perché dobbiamo parlare stamattina, non so, a Roma esce il Mattino di Napoli, no? Sì. Il Mattino di Napoli c'è una bella sorpresa che poi ne parleremo anche attraverso, noi abbiamo qui un grosso articolo di l'amico D'Angelo, Nino D'Angelo, mio collega, è stato scelto per fare il direttore artistico del teatro che si chiamerà Raffaele Viviani. Molto bene. Raffaele Viviani. Ma io ogni volta che è a Roma vado a vederlo e ad ascoltarlo. Sì, sì, ma lui ha preso... Mai. Come non mi perdo Beppe Barra, chiunque di loro esatto, viene a Roma, io vado. Lui praticamente è stato nominato direttore artistico di questo teatro e ha scelto, praticamente si ritornerà alla sceneggiata. E poi durante la serata... Bello. Durante la serata ne parleremo perché... Allora io sono qui in dolce attesa. Ha scelto tre praticamente c'è anche la Angela Luce, insomma, in questo contesto. Ah, benissimo. Vabbè, sono dei miti. E quindi ritorniamo, Maria Grazia, alla grande sceneggiata musical, praticamente. Sì, molto bene. Io incrocio le dita, lei lo sa quanto bene mi... Tanto lo posso... Quando il giornale lo ha pubblicato, e quindi prima me lo sono tenuto un po' nascosto, poi... Ma secondo me le cose devono fare prima e poi si devono dire. Io, se lei mi permette, mando un bacione alla signora Pina di Rissone, e come un bacio no. Grande. E un bacio ad Umberto, i miei amici speciali. Anzi, devo ringraziare alla signora sono Pina. Sono carinissimi con me. Devo ringraziare la signora Pina di Rissone che ha mandato gli auguri per la mia signora che compie quando ha compiuto gli anni. No, è una donna speciale, quindi, una donna speciale, veramente. Poi voglio volevo fare un saluto particolare alla mamma della signora Pina. Che sta lì ad Avellino, mi pare che abbia detto Antonio, l'abbracciamo con tanto affetto e le auguriamo tutto il bene di questo mondo. Facciamo il tifo per lei, tutti insieme, anche Pino Mauro lo fa. Ma no, io sono il primo forse, cioè, sa poco bene. Appunto, ne sono certa di questo. No, penso che sia in un momento così particolare, sa quando... La salute ci fa un po' di capricci, no? Va bene, sei in ascolto, maestra, noi ci facciamo gli auguri di una prestissima guarigione. Tanto, cioè, assolutamente sì. Sarà sicuramente un acciacco della primavera, nient'altro di... Ma sicuramente. Ma poi lo attraversiamo tutti questi momenti. Certo, un certo. Abbraccio affettuoso, perché noi la vogliamo luminosa come la figlia. Noi vediamo la figlia. E ci immaginiamo la mamma, sicuramente così. Noi mandiamo tanti auguri, signora Pina da Rissone, con il suo marito, tanti auguri, e noi vogliamo bene, voglio bene tutti, non ce ne Ma chi deve vuole, essere così. Anche chi non mi vuole bene, voglio bene anche chi non mi vuole bene. Ma no.
non è vero, perché so che non ve lo volete bene. Certo. Senta, io ragiono così. L'amore è come andarsi in uno specchio, poi si riflette su chi lo dà. Quindi sia tranquillo che è così. Poi i momenti un attimo di così di frizione, no? Di sfrigolamento ce l'abbiamo tutti, siamo esseri umani. L'importante è che durino poco, che non lascino traccia. E che vinca sempre l'amore. E che vinca sempre. Grande. Anche il maestro Esposito, eh? Inquadratemi il maestro. Maestro Esposito. Inquadratemi il maestro Claudio. Sennò Maria Grazia, ma come devo fare con questo? Come devo fare? Ma io... Ma come? Il telefonino, io lo chiamo centinaia di volte, io non lo so che... È allergica ai telefoni. I grandi artisti sono impegnati, va bene così, lo difendo io il maestro Claudio. Ma quando vado trovando non lo trovo mai. Un saluto per tutti. Grazie. Un bacio. Maria Grazia, Maria Grazia da Roma, maestro, la nostra bella Maria Grazia. Nostra bella Maria Grazia. Ma stavo telefonando, pazziamo. No, vogliamo andare a prendere qualcuno? Pronto? È andato già. Perché forse non l'avrà. Pronto? Pino? Buonasera. Ha visto San Salvatore del Cavo di stasera? Guardate che inquadratura mi fa. Non mi conosci più. Perché che sta? A me mi pare che tutto è qua. Non so più ardendo come può passare. Ma certamente non lo voglio mai. Sicuramente è è barone dalla Germania, perché lui ama queste canzoni. Baro, tu guardi troppo. E che le avo? Troppo. È stato qua. Pino! Amore, barone! Barone della Germania, come stai? Bene, bene, bene. Baroncello bello, come sta? Barone. La famiglia sta bene? Tutto bene, i bambini sono andati 2 o 3 giorni col ponte a Ravenna. Bello, bello. Al mare, con la zia, la mamma sta a casa. Barò. Dimmi. Oica, noi sta per arrivare. Chi? Udisk. Ah, ecco, vai, io sì. Goccia Verde sta per arrivare. Goccia Verde mi piace assai. Hai visto, no? Che bella. Sono veramente. Salvatore, Santucci, facciamolo a vedere la copertina di Goccia Verde. No, no, ce l'ha lui già. Ah. Ah, l'ha persa per la strada. Salvatore. Salvatore. Maestro, bravo, bravo. Che canzone. Salvatore. Eccola qua. È troppo bello. Quelli sono gli occhi di mia figlia, eh? Io lo so, lo riconosco. Di Michela, eh? Lo conosco subito io. E noi siamo una famiglia di occhi verdi, occhi verdi. No, si vede subito. Gli occhi della speranza. È vero, è vero, è vero. Baruggello bella, come stai? La famiglia come va? Tutto bene, tutto bene. La tua moglie, la tua figlia? Voi salutare il maestro Esposito. Il maestro Esposito è qui. Che grande. Tu stai bene con la salute, tutto a posto? Tutto bene, grazie a Dio. Ah, questa è la cosa. Mia moglie mi ha detto, ma il barone non lo sento da un sacco di tempo. No, io telefono sempre. Lo so. Però io telefono a domenica. Ah, sì. E nessuno rispondeva. Ah, domenica forse erano alla festa della... alla festa che della Madonna della non lo so, insomma, ma c'è Mariano. È tutto bene, quello è necessario. Un cantante, no? Ha cantato una canzone di Bene Due. O Bene Mie. Oh sì, mamma mia, mi sono messo a piangere con la rabbia. Quando era brutto il cadavere. Perché
Esatto. Mamma mia, e quando rovino le canzoni, sai? E con la televisione, ad esempio? A internet. Ah, internet? Bello, mamma mia, mi sono messo... Barò, ma tu sei bello, cioè, My Way e Frank Sinatra, insomma. Però è necessario che la cantano tutti, insomma. Mamma mia, ma... Ognuno la canta a modo suo. Ma la rovinata, no, ma proprio la rovinata. Vabbè, ma caro frate, tu non puoi... Mamma mia! Se ti dico il nome lo posso dire? No, non facciamo no. Che fa brutto, capito? Sì. Ma mamma mia, mi sta piangendo come la rovinata. Oh, direttore, che ride, cioè. Ho chiamato a mia figlia. Tituale, lui sta cantando la canzone di Pino Marco, guarda qua. Mamma mia, rovinato proprio, un guaiato. No, vabbè. Mamma mia. Vabbè, ma che ormai l'hanno inciso tutti quanti, oh bene mio, per un daggio aperto, amore amaro, stanno facendo tutto. Sì. Ma io non capisco, Albano, no? Quando, come si chiama, quel cantante nero, no? Che ha cantato una canzone di Albano, andare sotto processo. Michael Jackson. Michael Jackson, no, vabbè, quello era un altro fatto, quello era un plagio di una canzone, era un'altra cosa. La canzone sua che ha fatto più o meno la musica. No, vabbè, questo le canzoni mie li possono cantare chiunque, insomma. Domani deve pagare i diritti di autore, no, quando canti. Sì, ma quello li pagano, non ti preoccupare. Sì. Mamma mia, proprio rovinato proprio. Beh, si cantano buono, fanno un po' in giù. Quando cantano buono, i bambini cantano buono. Va bene, Barongillo, bene. Sabato, mamma mia. Barone, quando vieni a Napoli? Io non lo so, quest'anno forse non vengo a Napoli. Non vieni quest'anno? No, c'ho da fare qua. E come mai? Ho comprato una casa qua. Ho capito. E devo fare qualcosa qua. Allora, preparati che a fine anno è la tua festa. Non ti preoccupare. No, io scherzo. Ma tu la fai sempre, sì? Sì. Barò, vedi che da quest'anno si incomincia la sceneggiata a Napoli fissa, eh? Sì, importante, Barò. Barò, stasera stai un po' vicino alla televisione che poi ne parleremo. Sì, volevo dire al signor Gennaro, perché non metto qualche film la domenica? Ma che la domenica, no? E quello Gennaro, anzi a proposito, facciamo venire poco un'ora qua a Parigi. Si è ascoltato. Io tengo quello là. Intanto chi le mi mandate si è persa la lì. Io ho fatto la copia di giù sui video. Non mi è arrivato, Barò. Non mi è arrivato. Io a me l'ho fatto. Lo so. Vabbè, Barò, che ti faccio sentire stasera? Canzoni nuove? No, una lettera. Una lettera, ti pareva che non volevo una lettera. Una lettera, ben assai a sta canzone. Ora me. Va bene, Barone. Ti lascio tanti baci. Ti voglio bene, Barone. Signor Esposito e al signor Gennaro. Eccolo qui, ti stanno salutando tutti. Maestro Barone della Germania. Signor Gennaro, qualche film di Pino Mauro la domenica. Il nostro Barone della Germania. Allora, maestro, questa è la famiglia da Catania, Marchese da Catania, che desidero rinnovare i saluti a voi, maestro Pino Mauro, con tanto affetto e stima. Qui a Catania stiamo tutti bene, così mi auguro di voi e la vostra famiglia. Vediamo. Pronto? Pronto, buonasera, signor maestro. Con chi parlo? Con una piccola emigrante. Una piccola emigrante. Ma lei c'ha a casa mia il mio pensiero. Ah, ho capito, maestro. Addivinate chi? Buonasera. Picciarella, però, Chiattulella, e mi fece un regalo della Madonna. Non un regalo della Madonna, una Madonna di... bella disegnata. Salvatrice della Germania, maestro. Sì. Ci voglio augurare del nuovo CD che ha fatto, un bellissimo CD veramente. Salvatrice, come stai? È da un sacco di tempo che non ti sento. Bene. Sì, e lo so, però non ci possiamo permettere di telefonare a tutti. Hai ragione. Vogliamo bene a tutti quanti, però...
Hai ragione, non ti posso dare torto, non ti posso dare torto. Sì, io vivo. Sai bene. Associare. Sì, sì. Tuo marito come sta? Sì, quello è me che sto guardando. Ah, bene, 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 bene. Mi voglio associare le belle parole che ha detto la signora Maria Grazia, sì, della combriccola di Pina d'Arizzone. La combriccola, che bello. Un saluto a lei. Grazie, Salvatrice. A Umberto della Frangia. Umberto. A Pino Gagliardi mandiamo un saluto pure. E come no, a Pinuccio, alla Santo D'Angelo, a Franco Rizzo. Sì, a tutti quanti, sono delle bellissime persone. Che loro mi rimproverano perché io non le saluto mai. Vabbè, ma che... Un saluto a Lello. Ma molte volte, Salvatrice, noi molte volte non è che lo facciamo apposta, appunto, ci dimentichiamo. A Gennaro, a tutti i centralinisti, che sono tutti stupendi. Salutiamo. Un saluto a lei con la sua famiglia, che ha due bellissime bambine. Grazie, Salvatrice. La Iola è cresciuta. E sa che non si può telefonare a tutti quanti. Lo so, Salvatrice, ti capisco. Una volta ogni tanto, una qua, una là. Ma io ti manderò lo stesso. La possiamo fare. Ti manderò lo stesso i saluti senza anche quando non ci chiami, va bene? Non si preoccupo, un saluto forte alla sua famiglia. Grazie. A Antonio in regia di Napoli Mia. Va bene. Va bene? Grazie. Un saluto, un bacione forte e buona serata. Grazie. Grazie, Salvatore. Allora, avete pigliato questo numero, se lo chiamate un attimo per... abbiate pazienza. Grazie. Lo chiamate perché è strano che non... Allora, maestro, dunque, la vostra libertà per la famiglia. Saluta le vostre ragazze, un bacio alla piccolina. Diciamo, al maestro Esposito dice qua, vedete? Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Con chi abbiamo il piacere? Devo parlare con Pino Mauro. Sono io, con chi vuole parlare? Con, buonasera. Con chi parliamo? Io mi chiamo Caputo Antonio. Caputo. E sono un vostro appassionato di canzoni. Caputo Antonio. Caputo Antonio, da Benevento. Caputo. Caputo. Ho capito. Caputo Antonio. Da dove, Antonio? Da Benevento. Cosa, Benevento? Questa è la prima volta che io parlo con voi. Lo so, Antonio, ma a Benevento stiamo qua vicino. Noi stiamo a Santa Maria Pico. Sì, vedete che io ho una nipotina che si chiama Concettina. Concetta. È stata a casa vostra a Pompei. Ah, che bella cosa. E come? Allora mi conosci? Potrei fare una dedica perché io ho 7 figli. Sì, Antonio. Una bella dedica. Che la ragazzina, quanti anni ha la bambina? Perché domani è il compleanno di mio genero. Ah, come si chiama? Facciano Antonio. Antonio, ci vogliamo fare, maestro, gli auguri. Anto, tanti auguri. Grazie, però una bellissima canzone, Pino. Ecco, Anto, ci abbiamo fatto gli auguri per domani. Grazie. Allora alla bambina gli dedico la canzone Gesù, va bene? La ringrazio. Grazie, Antonio. Però questa persona finisce i 49 anni. Ah, una bene. Bellissima canzone, una canzone di vita. Va bene. Antonio, chiamaci ogni giovedì e mi fa piacere che tu chiami da Benevento. Benevento città? Ti ringrazio, Pino. Grazie, Antonio. Buona serata. Grazie, Antonio. Antonio da Benevento. Non ho capito. Ah, no, per il momento. Se possiamo preparare una lettera che sta lì, una lettera mi pare che sì. Allora, maestro, volevo leggere al nostro amico Caputo Antonio. Caputo. Allora, dicevo. Auguro una bella tanta fortuna per il nuovo album a dir poco favoloso.
Continuate così, maestro, siete e resterete un grande che Dio possa mantenere sempre in ottima per altri mille anni. Per altri mille anni. Maestro, rispondete. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto? No, no, è la Francia, maestro. È la Francia, maestro, non è la... È Umberto della Francia! Pino, buonasera a te. Nel Porcello, allora. A la tua gentile signora. Grazie, Umberto. Al maestro Esposito. Buonasera. Umberto, come stai? Non c'è male, grazie. Voi tutto bene, tutto a posto? Tutto bene, sempre in forma, forte, sempre in forma. E quello ci vuole, la grinta. Chi male, vabbè. Io ti sto aspettando proprio per abbracciarti, per stringere a Napoli, no? Ha già spezzato un raggio così, ad abbracciarti. È bello, mi piace la sadio, bello. Ma hai Mauro Caputo, fratellone? Ma appena capirà Umberto a Napoli, no? Te li ha detto, le rinde i bracci? E non lo lasciamo per 5 minuti. Non lo trovo mica qua, Umberto. No, sono un anziano, Umberto. No, lo so. Quindi un grande saluto anche al direttore Gennaro Cagliazzo e a Lello Guida. Nonché a Luca, Antonio, Salvatore, Delgado, Ciguerra, Longobardi. Salvatore, Umberto, stasera tengo tutto vicino a me, a Luca specialmente. Sì, sì, lo so, è per questo che li saluto. Ait che si sente come la Rai, però. È una bellezza, è ottimo. Si sente come la Rai, bravo, bravo, bravo. Si sente e si vede. Video e audio. Paolo. Tuoso anche alle centraliniste. Marica, Sonia, Luna, Nancy. Ho visto occhi verdi. Umberto. Non ti preoccupare. Ma quelli sono gli occhi di... Di Michela, gli occhi di Michela. Sì, sì. Michela, l'ho conosciuto, l'ho conosciuto. Ma io sei sotto le quali miei, capito? Gli occhi di Michela. Bellissima, bellissima. Bellissime ragazze tutte e due. Grazie, Umberto, grazie. Quindi ancora un saluto a Pina Dalissone, a suo marito Pino. Bene, ci associamo. E a Pina un grande augurio di vero cuore, di vero affetto per una pronta guarigione di sua mamma. Benissimo. Quindi salutiamo ancora mamma Giovanni, Maria Grazia da Roma, Luigia, Salvatrice, Gina da Chambéry, Clemente dall'Olanda. Ma tu conosci a Clemente? In ascolto. Ma lo conosci a Clemente? Prego? Lo conosci a Clemente? Per telefono, per Napoli. Ah, lo conosci? Io lo conosco bene, sì, lo conosco da vicino. Maticone. E avrei quando si mette a cantare. È bellissimo. No, è simpatico, è molto simpatico veramente, come tutti quanti, tutti quelli che sono. E poi su Napoli mia. Lui ha 86-87 anni. Ah, e non lo sapevo. Sì. Io l'ho conosciuto in Germania, Ah, e si riporta bene. Sì. Ecco, ma pare quasi 90, mi pare. Facendo in buona salute. E noi ce li facciamo, ma quello veramente se la passa per 120-130. Quindi un carissimo saluto dunque a tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori di questa bellissima, unica, sola emittente che si chiama Napoli Mia. E se è possibile la canzone è tutta dedicata a mia moglie. Occhi verde. Occhi verde pure per Umberto. Beh, è bella sta canzone, Altrimenti non la prenotavo, no? Ha caputo, piace assai. Bellissima sta canzone.
Quando lo me lo dice pure Caputo, significa che la canzone che roba buona. Va bene, allora un grande bacione a voi tutti. Grazie Umberto. Buona trasmissione e buon ascolto a noi. Un grande bacio Umberto, a te e a tutta la tua famiglia. Altrettanto, grazie. Umberto, ciao. Umberto dalla Francia, maestro. Allora maestro, dice ancora per mille anni, guarda, è stata bella questa, la seguiamo sempre, siamo tutti giovedì in ascolto, siete diventato ormai da tempo uno di famiglia, ma in verità lo siete sempre stato perché a casa nostra si sono sempre ascoltate le vostre canzoni. Mi piacerebbe tantissimo poterla conoscere di persona, sarebbe veramente il massimo, ma non dispero, chissà, magari un giorno. Ma famiglia Marchese, io sono alla vostra disposizione, io appena vengo a Catania, mi pare che nel mese di luglio vengo a trovarvi. Desidero anche mandare un saluto al maestro Paolo De Esposito, veramente bravo e molto professionale. Complimenti ancora maestro Mauro per il nuovo disco e ancora sincere, non mi stanco mai di dire che siete sempre number one. Grazie, molto gentile, troppo buono. Un saluto a tutta Napoli mia e a tutti coloro che seguono questa splendida realtà. Grazie. Grazie da parte loro anche alla famiglia Marchesa di Catania. A proposito di Catania, voglio salutare la famiglia Castiglia, la famiglia a Carmelo, il mio compare Carmelo Castiglia, la famiglia Mendola, a Nico, Antonello e a tutta la famiglia, a Cettina, al piccolino. Pronto? Pronto? Buonasera. Antonello da Palermo. Oh Antonello, come stai? Antonello, come stai? Bene. Stai bene? Sì. Mi ricordo di te da giovedì scorso. Stai bene? La tua famiglia come va? Sì, tutto bene. Mi fa tanto piacere, Antonello. Antonello, mi pare che ti dovevo dedicare una canzone a te, vero? 90 chilometro. Perché gli... Antonello, come mai ti piace tanto questa canzone? Perché mi ricordo quando ero piccolo. Ma tu non è che sei tanto grande, no? Quanti anni hai? Se posso chiedertelo. 40. 40? Eh sì, perché 20 anni fa. Guarda. E ma tutto insieme a malasso di Ceffre a tienda che ormai so distrutto non ridere me ma so dannato lui cadena ma sto qua e tu mi vieni a dire che non segni te per il nostro Antonello, ma deve stare in sala, di là non può stare. Il nostro Antonello da Palermo. Antonello, non c'è Antonello, è andata via. Antonello, un grande bacio. Ancora pronto? Pronto? Pronto. Ciao Pino. Chi è la luce? La rosa di Pavia. Rosetta bella, rosa da Pavia, come stai amore? Stiamo bene,
da tanto che non... Che non da tanto non ti sento, come stai? La moglie sta bene, i bambini stanno bene? Tutto bene, Rosetta, tutto bene. Ecco, l'importante è quello. Oggi cioè, a Milano, tu lo sai, no? Su quando c'è il ponte, quando c'è il... appena c'è il ponte... Tutto si scappano, scappano tutti al mare. Quello è vero. Sono a Ravenna. Ah. A Ravenna, sì. Bello. Sperando che ci sono delle belle giornate. Al Lido. No, no, era bello, mi ha detto la bambina, quando era al Lido Adriano. Sì. E tu sei vicino, no? No. Sì, sì. Io sono un'amica che c'ha la casa lì a Ravenna. A Ravenna, sì. A me non è che, cioè abbiamo questa casa lì, però non è che piace tanto il mare, perché è un po' sabbioso così, non è come, nella, come noi che abbiamo le coste, però ci sta bene. Lo so, però bisogna accontentarci. Amore, la bambina come sta, Daniela? La bambina ti ha aspettato fino adesso, mannaggia, per sentire che tu la salutavi e poi è andata a letto. Mannaggia la miseria, mannaggia. Rosa, dagli un bacio in fronte per me mentre dorme. Sì, ti ringrazio. Va bene, Rosa. Ti ringrazio. Tuo marito come va? Ok, fammi sentire una canzone a piacere. Sì. Salutami maestro, salutami Cagliazzo. E volevo salutare l'Anna di Livorno. Livorno. Senz'altro sta lì a sentirti, perché Anna che te lo dico a fare? Ok. Va bene, Rosa. Ok. Un grande bacio, Rosa. Grazie, ciao Pino. Ti voglio bene, un bacio a Daniela. Grazie, ciao. Ciao Rosetta. Stiamo vedendo in questo, nel film Onore Guaparia, quella è la Patrizia Pellegrino. La Patrizia Pellegrino. Dopo devo dire una cosa per Patrizia Pellegrino. Pronto? Pronto. Buonasera. Pino? Con chi parliamo? Ci ricordi bene la mia voce. Ricordo come faccio adesso. Sono Pippinello di Rozzano. Poi Pappanello. Ci ho voluto tanto per trovarti. Peppino, come stai? Bene, bene. Mannaggia, non ti sento da un sacco di tempo, Pappanello. Come infatti, io guarda, ho provato di chiamare parecchie emittente. Ma non lo sapevi, non lo sapevi che stavo. Non lo sapevi che stavo in questa emittente? No. Lo sapevo, sì, però non riuscivo a prenderla. Non riuscivo a prendere la... ho capito, non sapevi il codice del programma. Come infatti. Ho capito, va bene. Adesso ci siamo ritrovati, è tutto bello, così. Va bene, va bene. Sempre nel tuo cuore. A Rozzano che si dice? Facciamoli sempre tutto a trovare. Tutto bene. Ti devo sempre venire a trovare. Come infatti io chiesi mediando l'emittente di prima, non faccio il nome, me l'hanno voluto dare il numero di telefono. Lasciali stare, Peppino. Tu devi pensare che, tu devi pensare che quando più le guerre si alimentano, no? E peggio è, insomma. Cioè non ci voleva niente a darti il numero telefonico. Vabbè, comunque ci siamo rivisti. Qualsiasi cosa chiami a Napoli Internazionale. Sono contentissimo. Maronna mia, come è sciuta la bocca, perché praticamente è proprio perché sono buono e che praticamente mi dovevano dare il numero, Napoli mia. Perché ecco, mo arriva il disco nuovo. Io ho chiesto parecchie volte dell'altro emittente, come per esempio Occhi Verde. No, là non ce l'hanno, Gesù. Qua. Peppino, chiedilo qui al numero 562. Sì. 5787. 081. Sarà fatto. Va bene, Peppi, che ti canto adesso? Lo sai qual è la mia canzone. Dimmelo, Peppi, dimmelo, non me lo ricordo. Amor Amaro. Amor Amaro. Amore. La dedico a mia sorella di Trani. Sì. La Monaca. La Monaca. Sì, è mia sorella, cioè questo è mio cognato, però sì. Mia sorella Emanuela.
Mandiamo un grande saluto, ci sta ascoltando, sì? E tutti i margheritani. A proposito di Margherita, nel Margherita stanno preparando una grande festa. Salutiamo a Giacinto. A Giacinto con tutti gli assessori comunali e tutti quanti. E a tutti i pescatori. Ma verrai quest'anno? Sì, sì, ci vado, non ti preoccupare che poi saprai la data. E allora ci troviamo a Margherita. Va bene, Peppa Nil, un bacio a te con tutto Rozzano e Margherita. Grazie. Va bene, Peppino da Rozzano. E ci prepariamo dopo a Moramaro. Allora, Luca, se ci guardi un attimo, allora è arrivato il mio grande amico, diretto Masciuto. Cioè, praticamente io talmente che sono buono, no, per dire, ma perché non fanno? Ma è mai possibile che uno chieda dove sta un'altra, ma che ci vuole a dire? Tanto noi non si può mai dire no, noi mo faticamo qua, domani faticamo là, invece così ti mettono. Certo. Infani, no, lasciamo no. Stare. Pronto? Però chi è? Sottina, mascherina. Poi combattini, bella! Attilio bella! Oh, che bella cosa, Attilio di Torre Annunziata, pescheria, Attilio. Oggi un bello pesce, ma vedo Torre Annunziata, non so, a rompere che mi fanno consolare, insomma. Come stai, Attilio? Sta posto, una cosa io, la giusta si trasmissione, se potete ho chiamato. Ah, benissimo, benissimo. Salutami a tutti. Ah, ti servirò, tranquillo. Che piacere, Attilio, veramente un grande piacere. Tutto. Io non posso venire, cosa dovresti trovare? Sono un po' complicati, capì? Va buono, quando vuoi venire, non ti preoccupare. Se ti devo passare per là, ti devo fermare, non mancherà. Va bene. Grande. La pescheria? Sì, come no. Ci sta, dai. Rimbetta a Pascil, insomma. Non può più là, sì. Ma venire a vedere gli scambi vivi, se domani telefono, vogliamo ti faccio passare qualche cosa. Va pure, se arrivano gli scambi vivi, chiamami subito. Okay. Un bacio a Attilio. Un bacio a te, ti voglio bene. Maestro Attilio della pescheria del corso di Torre Annunziata. Signori, questa sera, ecco vuol dire a fare. Tanto sta vicino a me, così, qua, tutta la serata. Un grande artista, ma oltre che cantante, oltre che un grande attore. E poi, anzi, preparatemi quell'articolo che sta lì, preparatemi quell'articolo. E io, è un grande onore per me che ho voluto, e forse sarà un... come dico a fa? Ma ne parleremo assieme qua, vabbè. Antonio Buonomo! Antonio Buonomo! State accorto qua, chi c'è una ragazza? C'è Angeli Tro, no? Ma così bello siamo primo, ma così. Comunque buonasera a tutti, e chi c'è voluto? Che c'è voluto? Tu stiamo a caffo. Ma sono arrivato alle 9:05 io preciso, perché ci stavo un po' di tappi. Tre bozzo, bravo, sì. Ma mi sono spostato per andare a chiedere naturalmente dov'è la traversa. Sono arrivato persino nella traversa giusta dove ci stanno i semafori. Ho fatto subito la sinistra, di fronte ci stava il bar, ho domandato, però purtroppo il sindaco pure là vicino, telese cose l'oliva. Non lo so. In ogni caso poi ho chiamato sul tuo cellulare, però giustamente squilla, benissimo. Comunque l'importante è che siamo ritrovati. Buonasera a tutti. Ogni 10 minuti ho mandato. Bene, io sono onoratissimo da parte mia di questo invito. Mi puoi prendere uno scappello in modo che Antonio si mette qui e parliamo? Scusa, bene. A te. Tu, muovete un po'. Mamma mia, è peggio lo vado.
Antonio sposa, ma che te lo porta a te, quello che si appare, Antonio Bonomo, ti rimbocca stasera. Oh, allora, mica ti rimba la pazienza. Ok, allora, mamma già si è detto che sta lì in piedi, scusa. Sì, ma che le capo tu? Non lo so. La televisione, stasera, la televisione è tua. No, io ti ringrazio, è roba tua. Ah, bene, va bene, ma a casa mia, quando uno trasa a casa mia, è a casa sua. Benissimo, bello. Però ci vogliono gli occhiali, capite, per bere tutti i pizzi. Ah, queste sono le ultime fotografie che hai fatto tu, da un book cinematografico, sicuramente. Beh, tu hai letto il giornale stamattina, no? Hai letto il giornale? Beh, ci stanno molte novità. Vorrei che ne parlassi tu. Ma io non te ne posso parlare, in questo momento non ne posso nemmeno parlare. Allora si aspettava questa cosa qua, Se vogliamo inquadrarlo diciamo un attimo così. Questo articolo, caro Santucci. Sì, Santucci, sì. Santucci tuo, ho capito. Della Rai, è qui, sì. È Salvatore Delgado. Salvatore Del Gaudio, ciao Salvatore. Lui allora, mi chiama Santuccio, mi chiamo pure io. Allora, vedete, c'è al Trianon Teatro Viviani con D'Angelo. Di questa cosa, io aspettavo proprio questo articolo qua, aspettavo questa conferma qua, tra le altre cose, perché ne avevamo già parlato un po' così. E cosa è meglio che si fanno prima e poi si fanno? No, ne avevamo già parlato prima, però è chiaro che se non arrivava questa conferma ufficiale, tra le altre cose, partita direttamente dalla regione, perché tu sai che hanno preso il teatro il Trianon dalla la regione e la provincia, insomma, che si chiamerà Raffaele, si chiamerà sempre Trianon, sicuramente sempre Trianon, ma Trianon Raffaele Viviani. E da quello che ho potuto capire dall'amico Gaetano Nino D'Angelo, che conoscete tutti quanti, ci sarà una svolta decisiva per il Teatro Trianon, perché lui ha dichiarato, ed è così, che il Teatro Trianon ci darà una risvolta una grande risvolta anche per noi. Lui ha detto proprio questo, io voglio che questo teatro resti il teatro popolare della canzone sceneggiata. È nato in questo modo e naturalmente deve andare avanti per il popolo, perché lui diceva, sai, fino adesso hanno fatto delle cose intellettuali, eccetera. Dice no, il posto in cui si trova il Teatro Trianon è del popolo, Forcella, e naturalmente stanno, ci sta un comitato pure che rafforza questa decisione, questa idea, questo progetto che sta mandando avanti Nino D'Angelo, dice che naturalmente deve diventare il teatro del popolo. E io sono d'accordo con lui, perché poi quando lui mi ha fatto dei nomi per la collaborazione, tra i quali c'è stato anche prima il tuo nome, poi altri nomi sulla lista, eccetera. Possiamo anche dire, no, lui mi ha detto che possiamo, cioè i tre nomi certamente sono, lui li ha Pirovano, Angela Luce, benissimo, e quindi questa cosa sicuramente adesso, avendo avuto la conferma ufficiale, ma la sceneggiata fatta a musical, certamente, no? Certamente, ma guarda che il musical e il musical, tutte le sceneggiate, quelle tutte le cose che hanno fatto lui, sono dei musical a livello popolare, se vogliamo, però in ogni caso esiste, è sempre esistito da tantissimi anni. Il Cafiero e Fumo hanno inventato questo tipo di teatro popolare della canzone sceneggiata. Quindi si dice, è proprio la parola, canzone sceneggiata. Quindi da lì si tira fuori un copione scritto con cognizione e con coerenza, e si canta e si recita. Quindi dalla comicità si arriva a il sesso malamente, sempre i soliti ingredienti, cioè, i soliti, però con noi. Ma non è il sesso malamente, tutta la provincia. Tutta la provincia scenderà come scendeva una volta. Una volta, sì. Come scendeva una volta. Quando si sperava che veniva a piovere. Signore, con le signore, che ci saranno un pari parcheggi autorizzati, ci sarà l'abbonamento. Ma c'è tutto, perché a parte il fatto, vabbè, Gustavo Cucurullo, per carità, non
Gustavo Curullo aveva già previsto tutto, per esempio ci sta la navetta che porta da Porta Capuana fino a piazza, quello che ha scritto Federica Vagalebre, insomma. Sì. Federica Vagalebre dice che D'Angelo ha voluto ospitare artisti veraci, cioè. Grazie Federico Vacalepre, io l'ho incontrato ieri alla... Puoi involgere artisti, sì, come Angela Luce, Pino Mauro, Scardi Mai, Antonio Bonò. Detto questo, noi ci auguriamo che sarà... questo è tutto, perché poi non è capitanata da lui e con la regione... Sì, certamente, sì. Adesso bisogna formare una bella rosa di collaboratori. Ci saranno sicuramente dei provini per molti di questi ragazzi giovani. Certamente, quando poi giustamente lui, cioè, c'è una sacca che può, certamente, no, ma questa era la cosa che io volevo dire, che Gaetano, Nino D'Angelo, vuole dare la possibilità a tutti i cantanti giovani, specialmente giovani che sono nati in questa generazione di 10 anni, no? Vuole dare la possibilità, facendo anche delle rassegne, una rassegna di canzoni classiche, a partire da Salvatore Di Giacomo, Gambardella, Cavour, Bon Giovanni, insomma, chi più ne ha chi ne mette, insomma, degli autori che hanno fatto Napoli, la nostra Napoli, e che naturalmente nelle ultime due generazioni, tra le altre cose, noi stiamo vedendo che la nostra tradizione, cioè della canzone classica napoletana vista e corretta sotto tutti i punti di vista, cioè quella melodica, quella espressiva, quella musicale, quella amorosa, quella di Giacca più che altro, la canzone famosa di Giacca che tu hai fatto tantissime, hai interpretato, io ho seguito le orme tue, quelle per esempio quando Mero la fece. Tu sei un grande artista, insomma, parliamo di te. Ragazzi, dobbiamo dire le verità, io dico, io i pilling o palingo non ne tengo, non ne ho mai tenuto, e quindi tra le altre cose devo dire, io sono stato la vostra mascotte tantissimi anni fa, pure se tengo qualche annetto, insomma, però ero ragazzino, quindi ho preso proprio da voi. Allora, la tradizione, devo dire, non bisogna abbandonarla, perché noi abbiamo il diritto, siccome hanno sempre detto che la nostra generazione fino alla fine degli anni 70, questa non è presunzione la mia, per carità, non me ne vogliano i signori di queste generazioni, di 2, 3 o 4 generazioni, devo dire, ragazzi, noi sbagliamo a non interessarci della nostra tradizione, cioè quella canzone che innanzitutto si discute nelle università, nell'università, e se proprio per la canzone classica napoletana, va bene? Quindi, come fanno a Vienna, come fanno in tanti altri posti del mondo, che pensano soltanto, appena arriva il turista, la prima cosa che fanno, ecco, Strauss, quindi portano a vedere o a sentire le canzoni, cioè le canzoni, le romanze, le cose, e quindi hanno questa cosa... noi diciamo, a Napoli non dormiamo. Stavamo per arrivarci ai tempi belli. Allora, che cosa succede? Mo, io sono, tu sei, egli è, diceva il verbo. Allora... Chi naturalmente ha qualcosa da dire e si sente, io mi sento un grande artista e che ben venga, io mi sento un grande attore, che ben venga, arrivato lì sulle tavole del palcoscenico, ci si fanno dei provini, delle cose, e quindi se sì e se no e basta, però l'importante è che si curi la nostra tradizione radicalmente parlando, per avere poi alle spalle un bagaglio di esperienza, un bagaglio culturale della canzone napoletana. Non è soltanto tumbalassa, mo rimane da vega, rimane da faccia, da righe, secondo. No, non è solo questo, assolutamente. Ado! Dimmi. Allora, sarà per quest'anno, comunque sarà, o prima debutto sarà, ma che vuol dire? Dunque, parlami un po' di te. Ma io ti devo dire la verità, proprio per questo io avevo avuto un po' un rigetto totale, di non avevo anche stabilito di non cantare più, proprio perché non mi piace più l'andamento come sta andando al livello proprio, e invece diciamo, no. E invece no.
Invece io no. Mi sono divertito. Devi... anzi, ho navigato sott'acqua, mi sono divertito da me. Nessun, tutti i grandi artisti hanno sempre subito gli alti e bassi. No, ma io non parlavo quindi, di questo. Quindi, no. Tu, no, cioè, sei uno come me, guerrigliero, non ti arrendi mai. Se non avessi questa forza, quindi, è chiaro. E quando mi fermano, amici? Se fermano a noi, no? Hai ragione, hai prettamente quindi, ragione. Quindi ci sono dei momenti in cui, per tutti noi è così. Certamente, solo che questi momenti no, ragazzi. Lo so, la colpa non è nostra. È anche nostra un po' la colpa, sai perché? Perché le cose cambiano. No, dico, non nostra persona. È anche un po' nostra, sai perché, Pino? Perché noi non siamo capaci, tra le altre cose, di scendere di buon mattina e metterci seduti, per esempio, sotto la regione e chiedere un po' di elemosina, eccetera. Non siamo di quei tipi. Noi abbiamo dei nostri principi morali, tra le altre cose, che non siamo le persone che si appendono alle brache o alla giacca del politico, di qualsiasi esso sia il colore. Quindi, che la colpa, oltre a questi qua, la colpa è un po' della RAI. Anche perché la RAI ci ha abbandonato, tutti quanti. No, ma che non è che ci ha abbandonato, perché purtroppo la RAI noi dobbiamo dirlo questa cosa, a tutti voi che siete a casa, tutto quello che si vede in RAI, cioè, i veri artisti sono proprio dove stiamo parlando con voi. Quello che vuole la RAI e quello che fa la RAI sono tutte quelle cose, e poi lo sapete anche voi queste cose. Cioè, poi ho sentito altri colleghi che proprio qualche giorno fa, che un collega nostro diceva che alla RAI lavora, i buoni stanno a casa. Quelli che non sono buoni lavorano in RAI, solo perché noi sappiamo come funziona, no? Cioè, l'amico del funzionario, il funzionario della destra, il funzionario della sinistra, eccetera, eccetera. Quindi loro li creano, quando tutto, tre o quattro ore, noi sappiamo, il pomeriggio, non si parla altro che di reality, non si parla altro che della fidanzata di Briatore. Non si fa l'altra che ha fidanzato o fidanzata di... Allora a questo punto che devo fare? Mi devo mettere in puntino? Devo fare lo scoop? Poi ci facciamo un bello... Se faccio uno scoop del genere e l'audience dice oh madonna Antonio Buonomo, non so chi sia questo signore, si è messo con le brache da fuori eccetera e ha messo qualche cosa del 29 fuori e quindi succede facciamo una cosa, andiamo in Viale Mazzini e te, no? Bello e buono, arriviamo a Rinalà, ci spugniamo la nura, e facciamo le conto, allora, ci fanno sta siamo. Allora facciamola sta cosa. Però prima facciamo sta cosa al Viviani. Non siamo capaci. Adesso so che tu hai fatto un grande disco. Sì, ecco, io ti dicevo prima. Lo sfizio me lo devi togliere, dai. Sì. Voglio sentire, ma poco. Non è che vai, io sto pure guardando. No, ma non poco, quattro parole, quattro note, quattro battute. Di che? Che l'illaga, cioè Vasam, quelle altre, tramo toppi magari. Io ti amo troppo, magari pure tu con questa cosa, no? Perché? Ma perché non ha cantato? Va bene a carezzare. E dopo da lontano, perché non vuole andare, e resta solo lontana, ma che lo non sei tu, perché senza s'amore non posso campare più. Va se allora dammi la questa bocca, non mi faccio aspettare. Gridami la voglia, bene gridami, ti tengo di la mano, non mi faccio dannare. Benissimo. Questa era bella. E come faceva che là da là troppo, amo troppi, ma come fa? Che carattere brutto che tiene. No, allora facciamo una cosa.
togli un po' di questa cosa. Inizia così, c'era un cappelletto che misi io che non, allora non ero iscritto alla società degli autori, oggi sono iscritto, ringraziamo Dio. E allora diceva così, anzi scriviamo proprio in computer insieme, insomma, proprio è importante. E chi ci vuole? Non ci vuole, non scriviamo assolutamente. Allora diceva, magari fossi quello che tu dici, primo piano, vieni a me, vieni a me. Allora, magari fossi quello che tu dici, un uomo vero, di quelli con le palle. E mica mi girassi le spalle in discussione o ti facessi avere sempre ragione. Io sono un buono e tu te ne approfitti. Faccio un buffone, ma te fa sta zitta. E accetto di dormire nel salotto perché si perde a te. Mi faccio sotto. Magari fossi quello che tu dici, non fosse un vigliacco, fosse pazzo, no? Non mi prendesse a volo sta occasione. E devo stare a bascio un balcone. Facendo sto discorso, il sangue bolle. Secondo me, siete voi donne che ci avete le palle. Ed è verità. Che carattere brutto che tieni e non cambi mai. Ma fai essere tutto e nessuno se vuoi. Ma chi si cazzo sta vita mia, si trasso giù saccia da venga a pigna. Quante donne che ho avuto non mi ricordo. Ah beh, saccia sulla gallore cercavano a me. Maledetto quel giorno che ti presentaste tu, tu guardavi sfruta, ci amoreva per te. Sì, tu diventa bello ogni cosa, niente mondo in una scatola rosa, ci astringi e diventiamo bambini, tu che scappi e da volto cusci. Mamma mia, si sta m'appiccicando, non domani anche si lascia bagnare, l'ignorietta è meglio che non ti tocca e non si fuma in da stanze niente. Ecco, ok, grazie. Grazie al maestro che è così preparato, madonna mia. Come, io questo signore qua lo chiamo Mr. Peckons. Solo che ha sempre un telefono spento. Sempre il telefono. Ma tu lo devi tenere acceso il telefono, non ci puoi, una telefonata all'improvviso, lavoro. Allora, Antonio, mandiamo un attimino di pubblicità. Sì, benissimo. Quella cosa che noi. Quella cosa più importante. Non tralasciamo queste cose. Mi raccomando, quando mi ha cagliata qua? È cagliata qua. Due secondi. Pubblicità. Non lasciate. 96. Insegui la moda giovane. Il tuo look più trend al passo con il nuovo tempo. Scopri le collezioni moda di 96. 96, tutto il glamour dei suoi jeans. Grintosi, comodi, di qualità. Vesti solo il tuo stile. Vesti 96. www.9696.com. Email 9696@virgilio.it. '96, indossali, vivili. Riserva, goccia nella goccia, tutto il sapore e la fragranza di un gusto inimitabile, un tesoro racchiuso dal vetro, custode di un prelibato ed autentico cittadino d'autore. Inimitabili.
Napoli Mia presenta il nuovo lavoro discografico del grande maestro della canzone classica napoletana, Pino Mauro. L'album dal titolo Gesù, brano che sta emozionando tutti perché racconta i problemi attuali del mondo d'oggi. Inoltre contiene i seguenti brani: Anna Re, Na Lettera, Sina Carogna, Corre a Scola. Pino Mauro, la voce di Napoli. Amanti come noi. Napoli canta e ride. Formalità. Pino Mauro, la voce di Napoli. Pino Mauro, la voce di Napoli. Euro 10 più le spese di spedizione. Telefono 081 562 57 87. Aggia gagno della grama d'ono. Itta d'indanacella fredda e scura. Eccoci rientrati. Antonio, allora. Ma mi devi togliere una curiosità. Tu, anche quando mi hai telefonato e mi hai detto, mi hai invitato, dice, tu dovevi cantare sta cosa magari fossi, cosa, ma perché? Voglio capire perché. Perché la voglio sentire, cioè, perché voglio, cioè, è una canzone da tua, no? È mia, sì, è un mio successo. Ma dico, come mai tu, Pino Mauro, una canzone del genere, che è bella, per carità, è una canzone fresca, frivola, perché l'ha scritta pure D'Agostino, tra le altre cose. Un bravo autore, e di Enzo D'Agostino sta cosa. Il cappelletto era mio, solo il cappelletto era il mio. Cappelletto. Solo il cappelletto. Sì, andando. Questo disco, io vedo qua una cosa che tu Tannacuba vicino a un paese vicino. Allora, questo è più una faccia d'attore, questo che... Sì, io ho preso delle fotografie. Sandwich. Ho preso delle fotografie fatte da un book cinematografico teatrale e cinematografico, dovevo dire la verità, e sono di De Martino queste fotografie. Io fui chiamato dalla Zeus e da Carmine Liberati e da Espedito Barrucci, diciamo i figli del, i nipoti del grande Barrucci. Fui chiamato, mi dissero, vuoi fare questa esperienza di canzoni swing, eccetera? Io avevo un sogno nel cassetto di fare un giorno queste cose qua. Come, ecco, per esempio, qua si pecca pure un po' di presunzione, ma scherzando naturalmente, il titolo l'ha messo mia moglie, insomma, scherzando, dice, pur io canto swing. No. Ma, allora, cioè, ma tu innanzitutto l'hai sempre fatto, perché mi ricordo ma io quando, nasco, quando stavamo con la Cornuciano Rondinella, ecco, la Hello, perché, ma diciamo, io momenti, nasco cantante brillante d'oro, insomma, sì. della discografia con la Hello, la più grande casa discografica d'Italia, la RCA, che c'era la, cioè, almeno, cioè, già facesti un album di Buscaglione, mi pare. Sì, ebbi proprio questa esperienza, innanzitutto l'onore e il grande onore di conoscere Leo Chiosso, sì. E proprio perché si parla di Leo Chiosso, e anzi vorrei fare un regalo a Federico Vacalepre proprio, il quale ha messo su, tu sai benissimo, il premio Renato Carosone, e questo è il secondo anno. E pure già chiedere sempre a Federico perché in tuo libro suo hai che sono il re del vicolo ed è importante, è profondo, perché il vicolo è una grande commedia scritta da Raffaele Viviani e quindi automaticamente allora, ma paragonata a Raffaele Viviani certamente, insomma, ragazzi, allora si è perché Federico si cruza. Ado, voglio sentire tu si carna. Tu sei carnale? Sì, allora, pubblica mia, o pubblica in femmina carnale. No, è femmina quel... carnale, questa è nata quando io l'ho scritta questa canzone, sempre io, perché non ero sempre scritto alla casa. Presi sta poesia, arrivai a casa, ma non lo so, insomma, ma mi vidi questa bambina mia che teneva 2 anni, Raffaella, che io saluto alle 2 figlie mie.
un bacio con le due mie si brutto un battesimo io la mia figlia poi le 10 anni. Quindi allora io scrissi due paroline così eccetera, poi presi questa poesietta, il giorno dopo scesi in galleria e la diedi al grande Renato Fiore. Renato Fiore mi fece questa canzone, io l'ho rifatta. Se la regia, il nostro Luca la prepara, ti do, gli do allora okay. Tu sii carnale, io ti lascio qui carnale. Tu sii carnale numero il numero 8. Numeri. Ah, sta qua, però numero sono pronto sempre. Non ci viene sempre, io non c'ho gli occhiali, c'ho gli occhiali così. Va bene. Antonio Bonomo. Tu sì, carnale, tu sì, troppo bene. Tu sei una luce, sì come una stella, e stonca sempre come una sentinella, vicino a te non te fa toccare. C'è sta chi dice che sei una rosella, chi dice sì un frutto e paradiso, e tutto quanto vuole che sta rosa, sto giorno che vuole naturale. Tu non puoi capire che ben a te campa per te, io vicino a te non so giù via, sogno ad un re. Tu sei carnale, tu sei troppo bella, tu sei una luce, sei come una stella, e stonca sempre come una sentinella, vicino a te ma non ti fa toccare. Sta chi dice che sei una rosella, chi dice sino frutto e paradiso, che tutto quanto vuole che sta rosa, sto giorno magico vuole adorare. Tu non puoi capire che vena di campa per te, io vicino a te non so giù sognano re. Tu sei carnale, tu sei troppo bello, tu sei una luce, sì come una stella, e stonca sempre come una sentinella, vicino a te ma non ti fa toccare. Io vicino a te non so giù io sogno un re. Antonio Bonomo, tu sei carnala. Grazie. Che bello, bello. Ma proprio swing. Fatta bene, swing. Sì, io sono contento, devo dire la verità, sono davvero contento di questa realizzazione, anche perché... Promozione purtroppo. Ecco. Andiamo, prendiamo prima la telefonata. Certo, poi... come no, anzi è importante questa. Vai. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera a voi. Ho il piacere di parlare con Antonio Bonomo e Pino Mauro. Il piacere siamo è mio, qui. Siamo qua, siamo qua a disposizione. Nostro. Buonasera, salve. Noi con chi abbiamo il piacere invece? Io sono Antonio Ottaiano, Come stai? Ma proprio in questo momento è stato fatto il tuo nome, perché mi hanno fatto una battutaccia.
No, no, mi hanno fatto uno scherzo, proprio il proprietario della emittente, no, dice, sentite, voi siete veramente bravo, lo sapete, Antonio Bonò, perché voi in questo momento avete cantato una canzone di Antonio Traiano. Bravo. Allora, ha detto, voi siete veramente bravo che avete cantato una canzone proprio, molto meglio di Antonio Traiano. Dice, ma perché, qual è il successo di Antonio Traiano? Dice no, magari diamo troppo, magari ha detto Bacchetto. È stato un grande, no, è stato uno scherzo, cioè, ma figurati, anzi, mi fa piacere innanzitutto la tua telefonata. Grazie. Antonio, posso parlare? Poi, innanzitutto, allora, io saluto te, tua sorella e tutta la tua famiglia, e tuo padre e tua madre, in ogni caso. Ok, adesso Ti ringrazio. Ho telefonato perché che il fatto che tu possa cantare T'amo troppo magari a Tu sì carnale meglio di me, questo è indiscutibile, delle tue canzoni. Io ho telefonato solo perché tu sai che sei amico mio da 20 anni, forse sei Certo. E sai anche che quante volte ci siamo incontrati, ho sempre detto, Antonio, nei miei spettacoli io mi pregio di cantare 2-3 canzoni tue. Sì, questo l'ho saputo, come no. Carnale, certo, e Tamo troppo magari. Beh, certo. E spero che questo a te fa piacere. Ma cavolo che fa piacere, anzi, quando voi cantate le nostre canzoni e naturalmente dichiarate che all'inizio questa canzone è stata lanciata da Tizio Sembrone, Caio il Martello, come per esempio se io cantassi Rondinella, che è un grande successo del grande Pasquariello, non dico è un grande successo di Massimo Ranieri, dico un grande successo del grande Pasquariello, come per esempio se io cantassi Gassaccia o Bene Miglie, e come l'ho cantata, e io ho sempre detto, signori, un attimo, alla base fondamentale il grande successo di Pino Mauro, perché è qua davanti ed è presente, e quindi questa è la cosa bellissima, perché quelli, i miti che restano, le tue canzoni. Sì, questo è, questo Antonio, è molto importante. Per chiarirmi un attimino di una posizione, sì. Io, se gentilmente mi concedi 30 secondi. Certamente, come no, ma io sono a tua completa disposizione. Allora, io ho sempre detto all'inizio che ho cantato questa canzone, T'amo troppo magari, che tra un po' uscirà anche una versione mia, un'incisione, e so... Questo che tu l'abbia incisa non lo so, non lo sapevo, anzi mi fa piacere. No, ancora devo incidere, la inciderò questa canzone. Allora mi fa piacere, cavolo, ecco. Ho sempre detto che è una tua canzone, primo perché ti ho sempre reputato un grande artista, secondo perché ti ho reputato sempre un grande amico mio e della mia famiglia. Certamente, dunque, guarda, quando in televisione si va e si canta la canzone per 5-6 mesi tutte le settimane, quanto tu hai detto una puntata, 2, 3, 4 e 5, che questa canzone è un successo dell'amico mio Antonio Buonomo, mi insegnerai che fai televisione da anni prima di me, non è che poi lo vai a dire ogni puntata, l'hai detto al popolo che è una canzone di Antonio Buonomo, non lo dici ogni puntata. Però la cosa che mi ha sorpreso è che il signor Pino Mauro ti abbia chiamato a casa e ti abbia chiesto prettamente di cantare questa canzone. Forse perché il signor Pino Mauro... Me l'ha confermato proprio adesso, perché dice che è una canzone che a lui è piaciuto tantissimo, questa canzone, anche perché gliel'avevano anche chiesta. Perché io dall'altro lato del telefono dico, scusa, ma perché io sto cantando le canzoni di Giacavino? Voglio dire per quale motivo tu hai detto questa canzone, diciamo, magari. Io ho detto a Pino Mauro, senti Pino, io ho cambiato direttamente personalità e modo di cantare. Io non la voglio proprio cantare questa canzone, hai capito? Allora mi incuriosiva anche a me, che se è una canzone che mi piace a me assai. Io ho detto, va bene, non sapevo questo fatto. Io ho solo chiamato per chiarire questa posizione, perché io ho sempre detto che è una tua canzone. Ma forse tu hai chiamato perché forse hai creduto che Pino abbia fatto delle allusioni sul fatto... No, il problema è questo, Antonio, scusa, qual è la telecamera? Antonio, non è da te credere che sia stata un'allusione nei tuoi confronti, perché tu sei sempre stata una persona educata, una persona corretta. Diciamo Antonio, che c'è proprio un po' di abitudine, cioè qui si cantano, quando si canta Amore Amaro non si dice mai chi è, quando si canta Bene Amico non si dice mai chi è, quando si canta Un Daggio Aperto si canta e non si dice chi è, cioè questa è una cosa. Una volta si dice un grande successo di Sergio Bruni,
un grande successo, certo, ma anche questo fa parte dell'etica professionale. I siciliani a un certo momento, a Catania, a Palermo, dicono addirittura, credono che le canzoni che rifanno siano successi loro. Ah beh, sì, sì. Questo sì, questo sì, ecco perché bisogna sempre ripetere. E questo è il motivo. Però ragazzi... Antonio, scusami, sì. Io sono stato sempre uno dei pochi giovani cantanti che quando canto una canzone, specie questo, quella classica, è vero. Mi piace questo, ricordare sia gli autori che i primi interpreti. Io quando canto Amore Amare, che è una canzone che è stata rilanciata e ha ottenuto un grande successo del signor Pino Mauro, ricordo no, che da me non è che è stata rilanciata, Bruni. È stato sempre un mio successo. No, l'ha sempre avuto a lui me l'ha deciso in Sergio prima Bruni. Mano, ragazzi, qua è storia, in prima mano è passata proprio da Pino Mauro, ragazzi, perché allora, bisogna andare a leggere... Scusami un attimo Antonio, se la canzone Amore Amare è una canzone che ha inciso per primo il signor Pino Mauro, io pubblicamente chiedo scusa perché ho sempre detto che l'ha incisa per primo Sergio Bruni. Sergio Bruni l'ha inciso 4 anni dopo me. 4 anni dopo? C'è un 78 giri, 78 giri era nel 1957. Beh, comunque in ogni caso, credo di aver chiesto venia al popolo che la sta seguendo, ecco, perché non ero informato su questa situazione. Cioè, Sergio Bruni ha inciso la mia canzone 4 anni dopo, quando è uscito l'aereo del 45. Questo me lo ricordo, La cantavo alla RAI, la radio, col quarto d'ora bis radio con Claudio Villa, Maria Paris, Maria Abate, Domenico Attanasi e Pino Mauro. Questa canzone... Allora, io prima di salutare tutti e due al popolo, volevo chiedere al signor Pino Mauro, lei l'ha sentito cantare Da me t'amo troppo magari? Sì, come no. Ah, le piace come la canto? È una domanda così, da amico. Ma se una canzone l'ha cantata Antonio Buonomo, significa una bella canzone. Vorrei sapere una cosa, Antonio, questo fatto Dimmi, per Antonio. Lei... significa distanza o significa amore? Cioè, fammi capire, noi siamo colleghi, siamo amici, rispetto, siamo persone. Significa credo rispetto, perché non ho avuto quella confidenza con il signor Pino Mauro per darle. E come non ci sta la conferenza? Lui mi ha cantato, non daggia perdere assieme in Germania. Sì, l'abbiamo fatto, io mica quando Gennaro ragazzi mi è venuto, dice no, hai da cantare assieme questa canzone, insomma. Ma non mi sono mai permesso di darle del tu, però. Lì è troppo. Ah, va bene, che ci accetto questa persona realmente troppo educata. Questo non significa niente tra noi, il tu e il voi. I valori un po' antichi. Io non mi sento. Non mi sento dare del tu. Ma io ragazzi, non mi sento una persona vecchia, fra artisti, ragazzi, anche a 100 anni. Ci si dà del tu. Questa è un'altra dell'etica, del comportamento. Io per esempio, Antonio, ancora in Manascher. né artisticamente e né come... Oh, mi dispiace. Antonio, un bacio. Un bacio a te e tutta la famiglia. Okay. Allora, Antonio, adesso ci fa piacere di questa telefonata, no? Perché... Ma molte persone, perché praticamente quando si fu abbandonata da me, che sfogò per 4 anni, sì. Ancora una telefonata. Anto, dimmi, no, chiedo scusa, sono sempre io. Pronto? Ah, scusami. Devo dire una cosa sola e poi dopo magari... Vai, magari fossi quello... Vai, Antonio, esatto, vai. Volevo dire che se mi date la possibilità comunque di dare del tuo a te, Antonio, certamente, anche, no, bene, anche a Pino Mauro, io voglio dire a Pino Mauro, mi auguro che non per colpa di qualche colore di bandiera possa essere toccato la suscettibilità dell'essere umano. Io mi auguro che tra me e te, carissimo Pino Mauro, che grazie a Antonio Buonomo ho la possibilità di darti del tu, almeno personalmente, da persone civili per il quale riteniamo di essere, non ci siano mai degli screzi. Poi l'arte è tutta un'altra cosa. Ho sempre detto che da voi grandi, ma gli screzi purtroppo non nascono fra noi, gli screzi li fa nascere purtroppo l'ignoranza abbonda e fa nascere, perché se tutti quanti se facessero una poche fatti suoi e forse userebbero un po' più la testa, l'intelligenza, la cultura, quella che manca,
tutto questo non accadrebbe, cioè, ci sarebbe la pace, ci sarebbe... purtroppo la gente, ci sta andando a gente che... Vabbè, parliamo adesso di arte, parliamo di altre cose. Fammi capire una cosa, a papà, mi posso permettere, perché comunque tu hai una figlia di 32 anni e tu sei più piccirino. Allora, Antò, che stai facendo adesso? Che cosa è qui, è qui il mercoledì. Benissimo, anche tu c'hai una trasmissione qua. Ragazzi, mi fa piacere tenere tutto quanto a fuori me. Io devo stare come ho. No, non mi sto, no, non mi sto proponendo assolutamente. Allora, Antò, voglio sapere quando inciderai, magari, perché io ne voglio una copia. A Natale, allora a Natale uscirà un disco, in verità. Tu porto un organista a Natale. Perché questo disco si doveva intitolare Antonio canta Antonio, ci sono 7-8 canzoni tue che mi sono questa cosa, ma lo fa piacere, se Antonio canta Antonio, bellissima, ma... ok, dacci dentro. Questo allora significa seminare e poi raccogliere. Mi fa piacere assai, ok, d'accordo. Allora, una buona serata a voi. Ciao Antonio, ciao, pure ciao. A te, pure a te. Oh, un bacio a tua sorella, Lu Scudò, perché ieri sei il numero mio, è chiaro. Non ti preoccupare, ciao. Spero di poter incontrare Pino Mauro a telecamere spente. Ma ce ne mangiamo insieme, non ti preoccupare, prendiamo un appuntamento e mangiamo insieme. Va bene? Ciao Antonio, ciao. Ciao, ciao. Allora Antò, adesso devo cantare un pezzo, vorrei che tu stia... la vicino a te e ti seguo. Questa, perché... questa canzone è il, porta il titolo proprio dell'album che deve uscire. Sì. È nuova o è una... nuova, tutto nuovo. Benissimo. Inedito. Voglio che tu mi il tuo giudizio su questa. È un grande piacere, è un grande la seconda del Basi, di dai, questo titolo che è Occhi Verdi. Occhi Verdi, bellissimo. Occhi Verdi, è un pezzo che io... che tu senti, che ti hai fatto tuo. Benissimo. Mi piacciono a te. Certamente, no, già ho udito le cucchie verdi. Cominciamo il spettacolo, così. Angeli. Okay. Abbiamo prima la telefonata. Sì. Andò, dici pronto. 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 Sì. Tony, sono Gerardo Di Asti, tuo amico. Gerardo? Asti, benissimo, ciao, mi devo alzare un'altra volta. Tony, sono Gerardo, quello di Piscinola. Oh, Gerardo, ciao, non ci avevo fatto caso. Paesano tu. Paesano di Piscinola. Anzi, saluto Pino. Tutti gli amici di Piscinola. Gerardo, come stai? Tutto a posto. Ciao Pino, pure a te. Ciao Gerardo, no, da Antonio è casa sua stasera. Grazie. No, ma io ho chiamato per tutte e due, approfittate che c'era il mio amico Antonio. Senti, ma ti stai divertendo, insomma? Abbastanza. Comunque, ragazzi, un bel brano da parte, un saluto a tutti gli amici, va bene, Tony? Grazie Gerardo, un bacio e grazie per la telefonata, un bacio a te e tutta la famiglia. Ciao Gerardo. Ciao. Tony, ciao. Un bacio. Allora, dicevo... questa voce verde che con caro Luca siamo tutti pronti, poche luce particolare. Senti, andiamo. Questa canzone io e te adesso vabbè, dopo quando saccia che non so per me sti lacrime che scendono a rinda sto occhio verde che non m'hanno mai detto la verità. Occhio verde goccia verde, bello e profondo, gonfio mare.
da strada lo peccato. Non c'è stato che ti può donare o c'è verde, ma ti ha fatto dannare. O c'è verde stasera, ci vuoi guardare, ci vuoi vedere che mi perdo, ma da rubato cuore è la vita mia, e soffro che non vedo più. Guardandomi in da strada lo portavo, non c'è stato io che ti può perdonare. Bella, bellissima, anche, anche perché in diretta, hai capito, in diretta, ragazzi, ci vuole un stomaco. Ma io non mi piace quando in diretta. È bella, dai, e sai perché? Perché tu metti, vino, tu metti, sai, stabilisci proprio la tua che vera, poi, che la, poi la tu tua sai vera che entità, come, è ammetta, cioè, lo sai come me che tutto quello che si fa poi in sala di registrazione, no? No, no, è chiaro, non serve a niente, non serve a niente. Quella è solo per un fatto tecnico di perfezione, eccetera, insomma tutte queste cose qua, no, però un pezzo popolarissimo. L'anima esce nel momento in cui tu la interpreti davanti al pubblico e fai arrivare il messaggio al pubblico, e queste cose, quando uno dice ma no, mi sono venuto i brividi per carmi e qualcuno per tutte, e quindi questo è il messaggio che, ma tu sai quando milioni di persone ci stanno guardando, certamente, cioè, questa è una trasmissione senza pelli sulla lingua, cioè, vista poi oltretutto dalla cultura della, sì, dalle del persone ambiente, competenti, diciamo le persone competenti. Ma non mi saluta Gaetano, sì, a Nino D'Angelo che ci stavo guardando, intanto gli mandiamo i saluti, un bacio forte forte forte, poi avremo modo di parlare di tutto quello che ha fatto e che tra le altre cose farà ancora, perché comunque in ogni caso Gaetano è cresciuto in un modo straordinario sotto tutti i punti, no, di ma vista, chi l'ha detto da panzambi a te, no? Un attimo soltanto, quando tu dici questa canzone, intanto io prima volevo dedicarla insieme a te ad un nostro amico in comune con il quale io mi sono sentito l'altra sera, l'altro giorno, ad Antonio Manzo, il macellaio. Antonio e Stefano, un bacio a tutta la famiglia. Un bacio Stefano, ta giacchia paghi il ricchio, andò. Okay. Ta-taun, capito? Perché quando mi chiama non lo so se lo sa, però quando mi chiama Manzaum, ma ti sei scrutati mai, ma con Manzaum stai combinando? Ma con Manzaum? Allora, non è vero, non ci siamo dimenticati, Antonio, io ti voglio un punto di bene. Un bacio. Allora, parlando, non riesce lui a... da parlare a forza, no, no, assolutamente. Vai, tra le altre cose, un bacio a tutta Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare, insomma, a tutti quanti. Io, non ci divertiamo con il dialetto, anche perché io ho la dimestichezza nei dialetti, quindi mi piace assai. Manchico. Allora, si da down fa parrone, no? Era amica di Antauni. Si, allora, mi dice, da quando mi chiedeva che il re rose, prendiamo, mi ha cantato.
mi ha cantato Killer in Rouse. Killer in Rouse. In Rouse. Io una volta feci una cosa, no? A tanti anni fa, a Torre Annunziata, che facevo un maronne di capra, mi invitavano per una rata, una cosa, e isolavo con me, che si calma, venivano mai a pigliare. Allora, tra le altre cose, mi chiese, si affaccia una signora che si risparmia nei panni, proprio sotto sole, due, tre giorni, figura, un sacrificio enorme, gli dorma anche lui. Automaticamente si affaccia questa signora a coppa là, si sentiva solo essa, perché era un calore agosto, insomma, no? Allora che sta signora a coppa là faceva, si non da faccia tu, ma faccio io, ma faccio io, e na uccelli na gaiole canto ceipa ceipa. Allora, stai volendo soli, babbo, no, allora, ma attenzione che pure Lucia Annunziata, la presidente, l'ex presidente della RAI, è di Torre Annunziata e parla pure ogni mandiamo tanto. I saluti a tutti quelli che sono andati bene e ci dispiace per quelli che non che è andata sono andati bene. Male sono andati il male. Mondo gira certamente chi ne diceva la Ferviviana a rota fa così, così, così da qua è facile una volta da qua una volta là io è bello che faccio io è bello che faccio mamma mia che senti, fa senti come Raffaele Viviani Antonio allora io volevo ho messo quest'asta qua non so vabbè va bene così no? Ho messo quest'asta qua io volevo parlarti appunto quando tu mi hai telefonato io ho detto ho cambiato letteralmente modo di cantare e per difendere diciamo così la nostra tradizione la canzone classica della canzone questo va bene questa qua okay. Allora io ho avuto una grande esperienza giù al Trianon tu sai benissimo con Peppe Vessicchio no? Con uno spettacolo che si intitolava Suggestioni Canore dove io per la prima volta in vita mia conoscendola tra le altre cose avendola sentita cantare non soltanto dal grande Papaccio, Pasquariello, tutti questi che cantavano le canzoni di Giacca l'ho sentita cantare da molti colleghi scusami Andrea Caterina, tu l'hai conosciuto a Papaccio? No, non ho avuto il sì, ero ragazzino, piccolino io l'hai già conosciuto, sì, no? Perché era il suocero era il suocero del maestro Rendine. Allora lui impazziva per me, portava sempre su Carpiella alla commentatore, no? Sì. E impazziva. A me Luciano, ti ricordi, diceva che io ero un po' Papaccio. Papaccio sì, e Fiorgente. La stessa portata di Papaccio, Ettore Fiorgente, insomma. Ettore Fiorgente. E quindi volevo dirti questo. Questi giovani dovrebbero conoscere, sentire. Ci sono i dischi, i dischi di Pasquariello, ci stanno i dischi di Fiorgente, Papaccio, Parisi. Quelli che dicevano, questo non canta, cioè automaticamente cantavano, però porgevano. E quindi pareva che cantavano chissà che volevo proprio questo è stata una grande soddisfazione per me innanzitutto scoprire questo Antonio Buonomo dentro che non sapevo nemmeno io di avere quest'altro Buonomo volevo darti diciamo così la gioia lo so perché tu senti come me delle sensazioni una canzone dove io ho riscosso e senza presunzioni perché io non sono un presuntuoso non lo sono mai stato avendo scoperto questa canzone perché Peppe Vessicchio mi disse quando mi diede questa canzone io dissi Peppe avrò una coreografia avrò diciamo i personaggi quando devo interpretare questa canzone ci saranno i personaggi sul palcoscenico che faranno che so la parte del cattivo il traditore la donna che tradisce lui disse no sono solo cavoli tuoi i personaggi sono immaginari e vai avanti va. A questo punto io imparai la canzone e la canzone si intitola Pupatella. Vorrei avere il grande onore di fartela ascoltare. Cioè, mi ricorda la regia Pasquale Cipitieri con Claudia Cardinale. Vai, vai. Antonio Buonomo, Pupatella. Il numero. No, quella è diretta. No, diretta. Quindi con nessuno un numero stasera. Senti, allora, se mi dai solo e semplicemente un pochino di reverbero. Stasera esce lo 5. Poco. E allora io vorrei... mi accendi una sigaretta che sta là sopra, così creiamo un po' di atmosfera dove io mi posso pure muovere. E quindi non facciamo tic tac tic tac tic tac. Mm-hmm.
Ma che bella coppia che formate. Bella. Troppo bella. Specialmente tu, pupate. Sembra bella e sembra un fa. No, no, non ti scomodare. Vengo io da te. Anzi, vengo io da voi. Quando vi prego, continuate. Questa è la serata di Tarantella, eh? State a ballare, anni a ballare, che non mi importa niente, ho improvvisamente, faccio da libertà. Pacchetto di ma non mi attramma. Quando parla si sembra tu. Ha ha ha.